Ebbene, amici, fratelli della congrega, pura imitation di Paolo Villaggio. Insomma, non è che sia venuto benissimo, stia venendo molto bene, se non farò. Ecco. Allora, cosa ne pensate dell'ispettore investigatore privato Private Eye Marlowe, adesso interpretato da Liam Neeson, film di Neil Jordan, il regista di Intervista con un vampiro, e per cui Liam Neeson vinse la Coppa Volpi, i miei Volponi, interprete anche del Volpone, con Enrico Maria Salerno, Enrico Montesano, Enrico, voi siete ricchi, ecco, dicevo, Michael Collins, Michael Douglas, Michael Jackson, tutti alla ricerca del successo. Sì, intanto, che vi posso dire, sto renderizzando la nuova avventura del commissario Farò. Presto ci sarà un libro comprato da 3, 300, 3 miliardi di persone. E la gente compra i followers su Instagram. Così una persona che ha 100 follower, facciamo 99,7? Sì. Un uomo o una donna, diciamo tagliata nel 30%, è rimasto il 70%, cioè che è tutto un calcio in percentuale. Allora, investendo a livello monetario, ci sono due conti, 2 più 5 è 4, allora 7 più 7 è 14, 7 per 7 è 49, 47 volte che parlo, 30 degli anni di Cristo, allora. Indubbiamente stiamo assistendo allo sfacelo sociale. La gente, pur di sbarcare il lunario, un tempo la gente guardava la luna piena, il plenilunio, e si infoiava, forse si arrabbiava così tanto a diventare Wolfman. Oggi la gente si infoia, si scalmana, scalmana, scalmanata. Su Instagram, lotta, rivalità, competizioni, competizione, competitività. Tutti a esporre le proprie presunte qualità. Tutti vogliono apparire persone affette, affettuose, no, affettate, no, grandiose, che brillano di propria beltà. Tutti vogliono mettersi in luce. Nessuno vuole essere oscurato, ma mai come oggi, forse, stiamo assistendo a un nuovo ritorno all'oscurantismo. O si dice oscurantismo. La gente ignorante va a cercare sul vocabolario la parola adatta, più desueta, per fare la propria, meglio, no? E porca figura. E forse ciò che prefigurò Pierpaolo Pasolini è diventato spaventosamente reale. E allora assistiamo a donne che per tutta la vita si prodigarono, studiarono e perfino si laurearono correttamente, che arrivata alla cinquantesima, diciamo foto, no, al cinquantesimo compleanno, essendo rimaste, diciamo, senza lavoro, disoccupate, vanno in palestra la mattina e la sera per rassodare i glutei e cercare di guadagnare OnlyFans e tutto un troiaio. E poi c'è quell'altro, le elemosine, le cose, no? Mentre qui chi non lavora non fa l'amore, tutti amorosi nelle loro pose, e sì, tutti hanno una vita bellissima, sono dei veuve, forse dei voyeur, perché poi guardano, ma non toccano, pagano, ma non palpano. Insomma, qua lo prendono tutti nel culo, le donne si mostrano mezze nude, gli uomini. Mi viene da ridere. Mi viene da ridere che dobbiamo fare, dobbiamo piangere. Tutto un piagnisteo, poi assistiamo ai diari di bordo su Facebook di gente disperata che ci deve raccontare a che ora è arrivato l'idraulico a riparare il rubinetto. Non gliene frega un cazzo a nessuno e tutti a scrivere recensioni che non valgono una benamata minchia su film di cui per l'appunto non hanno capito un cazzo. Solo il falò può dirvi la verità in merito anche a James Caan, cari cani.
di Marlon, omicidio a Poudre Springs con Debra Messing, Debra Meyer. È buona quella! Sì, tutti sono, diciamo, in questo paese, l'Italia, è un paese di poeti, santi e navigatori. E noi siamo persone nobili, siamo persone con i valori, diciamo, siamo stati educati in un certo modo, no? Siamo molto rispettosi del prossimo, ma basta, diciamo, una frase storta, per un sì o per un no, blocchiamo, baniamo le persone. Noi siamo fatti così. D'altronde, il fenomeno del brigantaggio, i mafiosi, i puntini sulle i. I puntini su lei, la gente che si impunta. Qui vogliono fare tutti duri come gli appuntati, sono tutti carabinieri e tutti puntano in alto, tutti vogliono arrivare, non arrivano manco con le loro donne. Ora, io mi trovo qua con la gamba accavallata, sono le 16:50, sta finendo sta renderizzazione del commissario Faragno a Benjo. Che vi posso dire, come Jeb Gambardella, grande bellezza, la verità, siete tutti frustrate. Siamo qua, ci teniamo un po' di compagnia. No? La verità è che tu sei una donna insoddisfatta. Tuo marito non vede ancora molto tempo. E poi si sa che hai scritto tuo figlio al liceo classico. Speri che poi, non so, si iscriverà a giurisprudenza, diventerà avvocato, oppure diventerà medica, prenderà medicina. E adesso però tu gli dai la medicina, perché a volte questo ragazzo è un po' tormentato, una sua ribellione adolescenziale ti dà fastidio. E passa tutte le tue giornate, diciamo, dopo il tuo lavoro da impiegato comunale, a guardare filmettine su Netflix, oppure serie TV. E tuo marito, quando tu guardi le serie televisive, poi la sera esce, io te sei incontrato. Mi ha riferito una cosa che non vorrei dirti, però quello che voglio dire è che, non so, ma il tuo problema qual è? Il problema è che ho sempre pensato che fosse una società andata a puttana, però adesso ne ho proprio, diciamo, la prova materiale. Siete persone materiali, materialmente, diciamo, sostanzialmente, praticamente. Questo materialismo imperante, dove tutti, diciamo, sono tutti dei mezzi ladri, dei mezzi fuffati, però si spacciano per grandi uomini, per grandi donne, tutte belle, tutte imbellettate, sempre perfette loro. E posso dire, non sbagliano mai, e quando sbagliano, rigirano pure le frittate. Che frittate non vanno rigirate. Basta girarle solo una volta, due, tre, poi se le giri troppe volte, poi si, diciamo, si rompono, sono friabili, no? A me piace la frittata, sì. Frittatone è buona, soda, questo era soda, dicevo. Ma arrivando al soda, ovo soda, non è poi brutto quel film di Paolo Virzì. C'è quella scena di sesso con Edoardo Gabriellino, Claudio Gandolfi, mi ricordo. E, non lo so, in Italia non ci rinnoviamo mai. Domani esce Nanni Moretti con questo film Il Sol dell'Avvenire, mamma mia. Nessa la solita lagna, i soliti sketch. Facciamo cavare Zelig, Woody Allen, tutti si incarnano, diciamo, in personaggi cinematografici, tutti pensano di essere Alain Delon. Nei tempi d'oro, tutti imitano Marlon Brando, ma tutti imitano pure Tony Servillo, ma non serve a niente. Altri imitano Totò, citano le sue battute, la serva serve, la servitù, servitù, dai da bere Alessandro, dai, come stai Alessandro? Tutto a posto? In famiglia tutto bene? Come è passata la festività? Pasqua, Pasquetta? Adesso la solita candelina, la solita tran-tran, ma per andare a lavorare un attimo, prende l'autobus o prende il tram. Gioca a calcetto dopo il lavoro ferroviario, ti rilassa un po', sta a posto. Dai a Paolo un caffettino. Invece questa qua, chi è questa New Hand? Questa, come si chiama? E che fai di lavoro tu? Come ti chiama? Lui è Paolo, tu sei Paola. Paola. Forse aveva ragione San Paolo. E che poi pure state lì di Napoli, prima si chiamava San Paolo, qui sono tutti italiani, ma poi
Vogliono fare i fenomeni come Maradona. Adesso ne chiamate lo stadio il Maradona. Ma cosa pazza veramente. Quello era argentino. Maradona poi agli occhi dei giovani di oggi era soltanto un drogato. Quello ha vinto la Coppa del Mondo, ha fatto il gol più bello del mondo. Quello ha dribblato mezza squadra. La gente si dimentica in fretta delle cose. E poi quando gioca con l'Italia, lì al San Paolo, non il Maradona. Ci fregò. Il gol di Caniggia, l'uscita a Papera, farfalla di Walter Zenk. Lui non ha sbagliato il rigore Maradona, a volte ha sbagliato pure lui, però la sera no. E tutto lo stadio ti fa per l'Argentina, per forza. Poi da San Paolo è diventato il Maradona. Che poi anche Paolo Sorrentino mi ha rotto cosa? E a volte pure Don Servillo sembrò lì a parlare. E quando legge quel libro di il mio amico era Sorrentino, vabbè, lì c'è la registrazione. Se mi è venuto per bene la prima, rifacciamo. Avete presente? È che pure Paolo mi chiama sempre sti film. Adesso forse avrò un ruolo nel nuovo film, ma La Sirena Partenope, ma non è quel film. Paolo, che cazzo vuoi girare? Che mi hai dato la parte di quello che muore, non è stata la mano di Dio, The End of God, è fissato un po' con Maradona. Quando c'ero pure io sul palco, quando abbiamo vinto per The Great Beauty, la grande bellezza, hai ringraziato Maradona e i Talking Heads, però non hai ringraziato a me, a Paolo, ma sono cose da pazzi veramente. Poi hai messo sempre Pino Daniele, Napoli in mille colori, potevi scegliere una canzone un po' diversa, il finale di The End of God, vabbè, mi è piaciuto, se vincevamo l'Oscar abbiamo vinto quell'anno. Vabbè, io non mi sono mai presentato alla notte degli Oscar, non sono mica il protagonista. Ha vinto quell'altro film, quello del Subriaco, che pescano da noi, non pesco. Quel film dove c'è Mads Mikkelsen. Come va? Tutta poi, lei ha fatto l'avatrice. L'avatrice, Beatrice, la maratrice. E Nietzsche che dice? Ci vuole un po' di zucchero. Nietzsche che dice, boh. Zucchero, orange, mirra, non era mirra, era birra. Appunto. Viene aspetta sabato sera, poi si fa la bevuta, fa una scopetta, poi torna a scopare, straccia la mazza, mazza. Insomma, forse aveva ragione, diciamo, al Pacino, di Scarface, no? Che si ingazza proprio alla sfogo. Michelle Pfeiffer lo provo però, eh. Ma che cazzo voleva? Ha fatto tanto per sposarselo. Poi guardate mia moglie, guardatela. Lì non era doppiata Giannina da Claudia Mendola, no, Ferruccia Mendola. Cioè. Si chiede doppiata da Stroffman, Sylvester Stallone, De Niro, e poi insomma, si scarpe, sai, no. Michel Pfeiffer dice, guardaci, torna, torna, torna Serville, no, torna, torna Montana. Siamo tutti falliti, siamo falliti. Lui dice: guardate, questo sono imbalsamato, tutto qua, la condizione umana, condizione umana, insostenibile leggerezza dell'essere, melanconia, quel figo deluso, quella sembra la faccia delusa, l'attore che ha vinto più Oscar, tre Oscar come protagonista, cazzo vuole, la gente non è mai contenta, mai contenta. Non guadagna tanti soldi, però è felice, come quello di Napoli, che ballano, così, no? E vuole di più, vuole vincere la Champions League, ma non è possibile. Vuole vincere lo scudetto, vince una volta, vuole vincere due volte. Guadagna un sacco di soldi, vuole guadagnare ancora più soldi. Paolo, fammi una cosa. Hai fatto questo film, La Grande Bellezza, è stato paragonato pure a Fellini, sono tutti fellinisti, però smettete di fare questi film a Napoli. Perché non hai girato quel film con Jennifer Lawrence? Dovevi girare quel film di mafia con Jennifer Lawrence, sembra Napoli, Napoli è il colore, la rottura di Marone, però ci spostiamo a Bologna. Beh, perché Bologna, diciamo, offre sul mercato, diciamo, ottime lasagne, a ragù e attori veramente straordinari. Questo è da cotoletta alla milanese. Mangia anche i grissini torinesi, Ma questo qua è un mona. Noi siamo in Veneto. Ma non vogliamo parlare di cosa ha partorito, diciamo, il cinema italiano, sempre cinema prelibato, Stefano Accorsi. Ma quello lì, ma tal Dec Mek, sono il grande Andrea Roccato. Io ho esperienza di cinema, io sono navigato, quello lì è
diventato attore dopo la pubblicità Two Gooses Milk e One. Ma dico, tal dec, un tempo bisognava farsi culo, c'era tutta la gavette. Adesso questi qui fanno i piacioni. Comunque, nella serie TV Un amore ci sarà anche Andrea Rocca, ci sarà anche il Falò. Questo è un grande attore. Questo io so che il Falò sa il Falò suo. Tra l'altro, lui è commissario veramente. È commissario veramente. Non è soltanto una storia di fantasie. Assolutamente no. Il commissario Falò, diciamo, è un masterpiece che diventerà anche un'opera cinematografica. Sta vendendo i diritti a Paolo Sorrentino. Diciamo cazzate adesso. Diciamo strozzate. Allora, commendatori, commendatore Zampetti, vi ricordate? Voi celebrate sempre con lo zampone, col cotechino, le lenticchie. L'ultimo dell'anno, la notte di San Silvestro. Ma vedete il grande Silvestre Stallone alla sua età può sfoderare serie TV come Tulsa King? Voi non siete re di un cazzo di niente, è chiaro? Ah. Qua fate tutti i begli uomini, le belle fighe. Qui ci vuole un grande imprenditore, un uomo che si è fatto da solo, perché come dice il detto, chi fa da sé fa per tre. Giustamente il grande Silvio se ne è fatta anche più di tre, a volte anche 4-5 in 2 ore. Vabbè. La resistenza era quella che era, però basta con la resistenza, con questi partigiani, con questa rottura di maroni, di quelli che ancora cantano, bella ciao, ciao.